Ieri il Palazzo delle Arti di Napoli ha ospitato il preside del Calandra Institute di New York, Anthony Tamburri, e il professor Fred Gardafè per continuare con il sindaco Luigi De Magistris la riflessione sul tema dell'immigrazione iniziata lo scorso giugno a New York. Il tema dell'incontro Popoli migranti, le sfide della nostra storia tra Napoli e New York è stato capire come poter accogliere gli immigrati che oggi sbarcano nei nostri porti, ricordando l'esperienza degli italiani partiti in massa alla ricerca di un futuro migliore all'inizio del Novecento. Questo però può succedere solo capendo come sono cambiati negli anni i moti migratori. L'immigrazione fine dell'Ottocento, inizio del Novecento, era un'immigrazione, si dice così in parole povere, sfuggire alla miseria, mentre l'immigrazione del dopoguerra, diciamo dagli anni 50 in poi, è un'immigrazione per l'ammiglioramento anziché diciamo la sopravvivenza. E poi bisogna parlare di una terza ondata, quella degli ultimi 15-20 anni, che invece è un'immigrazione di persone che sono più istruite, formalmente sono laureate e quindi vengono più per motivi professionali. I pregiudizi e i luoghi comuni che oggi molte persone provano nei confronti di migranti non sono dissimili da quelli che a suo tempo gli stessi americani nutrivano nei confronti degli italiani e in particolare dei napoletani. Napoli era sempre un paradiso di diavolo in America, sempre, sempre. Tutti i turisti non volevano andare a Napoli e questo viene dalla letteratura in Inghilterra. Presente all'incontro anche padre Gennaro Matino, professore della Pontificia Facoltà Teologica dell'Italia Meridionale dell'Università di Napoli sull'Orsola Benincasa, e Ottorino Cappelli, professore dell'Università L'Orientale, che hanno discusso su come le scelte dei migranti hanno condizionato le vite dei propri figli. Tutti sono concordi nell'affermare che Napoli non potrà mai essere una città razzista, come ha sottolineato lo stesso De Magistris. Che Napoli ha nella sua storia, nelle sue origini, nella sua radice, la contaminazione tra popoli diversi. I greci, i latini, i angioini, gli aragonesi, gli arabi, i normanni, gli spagnoli. Cioè, la storia di questa città passa attraverso la contaminazione etnica e culturale, quindi quando hai nelle radici la cultura non puoi mai essere razzista.